Ciao a tutti e bentornati su CGTech. La settimana scorsa mi è successa una cosa piuttosto spiacevole per il periodo. Il telecomando del mio climatizzatore, tenuto benissimo per anni, purtroppo è caduto a terra. È la prima volta che succede e si è subito rotto. E in questo periodo dell'anno è una cosa piuttosto fastidiosa. Allora sono andato subito a vedere se da qualche parte vendevano lo stesso identico telecomando. Ma purtroppo è troppo vecchio, di conseguenza non c'è. E pensando a tutti i classici problemi di compatibilità, ho cercato un po' in giro per capire se riuscivo a trovarne uno universale. E girando tra i meandri di Amazon ne ho trovato uno. Il pacco è arrivato. Ora lo apriamo e vediamo cosa troviamo dentro. Allora, apriamo un po' il pacco così vediamo. Sì, come protezione è protetto bene. Ora vediamo un po'. Il telecomando è questo. Allora, leggendo tra le varie recensioni che sono riuscito a trovare per questo prodotto, dicevano che è uno dei migliori telecomandi che esistano. E oltretutto ha 4000 codici, perciò ha una vasta gamma di climatizzatori con cui dovrebbe andare d'accordo. Una volta contattato il venditore, ho chiesto se marca e modello del mio climatizzatore potessero andare d'accordo con questo telecomando, mandando sia le fotografie del climatizzatore, sia le foto del telecomando e tutti i codici interni, proprio per quelle funzioni particolari che solitamente i telecomandi universali non hanno. Per esempio la funzione sleep, che serve a far funzionare a bassa rumorosità il climatizzatore, ed anche la funzione dry, che è quella che serve a farlo funzionare come deumidificatore e basta. Ora ho ricevuto la risposta del venditore che mi dice che non ne ha idea, non lo sa, però ci sono 4000 codici. La cosa non mi conforta per nulla. In ogni caso, guardando sotto nelle recensioni, ho trovato più recensioni e più persone con la stessa marca del mio climatizzatore che assicuravano che queste funzioni funzionavano. Ora andiamo a vedere se anche per il mio modello ci sono queste funzioni. Ora, visto che nella lista il codice del mio telecomando non c'è perché manca persino la marca, è probabile che invece che fare la ricerca per marca debba fare la ricerca automatica, che è questa qui. Ora proviamo. Allora, da quello che ho letto, si deve premere il tasto select per 5 secondi puntando il telecomando verso il climatizzatore e appariranno vari codici in successione qui sullo schermo. Appena il condizionatore si accenderà, emetterà un suono. A quel punto è sufficiente schiacciare un qualsiasi tasto per fermare la ricerca e in teoria il codice verrà trovato. C'è anche scritto che se per caso le funzioni del telecomando non sono complete, si deve riprovare fino a trovare il codice che ha tutte le funzioni possibili. Facciamo una prova. Stiamo provando. Sono al codice 809, come vedete. Sono passati 35 minuti. Siamo al 20% della ricerca. Credo che la cosa sarà molto lunga. Allora, siamo a 1513 codici ed è passata un'ora. Sarà molto lunga. Finita la ricerca, il tempo per scorrere tutti i 4000 codici sono 2 ore e 25 minuti. Ora vi dico che cosa ho trovato su questo telecomando. Naturalmente posso parlare solo del mio climatizzatore, non posso sapere altri climatizzatori se hanno gli stessi risultati che ho avuto io. In ogni caso, dei 4000 codici proposti ce ne sono 8 che fanno fare al condizionatore il classico beep, ma non funzionano. 10 codici fanno un doppio beep e fanno funzionare il climatizzatore, cosa che non è mai stata fatta perché questo telecomando fa fare al climatizzatore un singolo beep, non due. E comunque il doppio beep al climatizzatore fa rallentare la velocità di scorrimento sia della temperatura che della ventilazione. E qualsiasi altra funzione gli fate fare, ci mette il doppio. 39 codici hanno un singolo beep e funzionano. Adesso non per fare i pignoli, però se scrivete che ci sono 4000 codici e poi l'ultimo è il 3999, il primo è l'1, ne manca uno. Nelle varie funzioni del telecomando, cliccando mod, la funzione dry c'è e funziona perfettamente. Purtroppo però, nonostante il tasto sleep ci sia
e avendo letto delle recensioni che scrivevano che funzionava sulla stessa marca di climatizzatore, ma non essendoci il modello, non possiamo sapere chi ha scritto quelle recensioni, che modello ha. In ogni caso, a parte qualche piccola sbavatura, posso solo che promuovere questo telecomando. Secondo me funziona molto bene. È probabile che con il numero di codici che ha dentro potrebbe far funzionare anche climatizzatori molto più vecchi del mio, o persino marche quasi sconosciute. Questo è il Superior Arco Plus. L'ho comprato su Amazon a 14 euro, spedizione compresa. È arrivato in pochi giorni e se non fosse che quella famosa funzione sleep a me serviva per fargli fare meno rumore di notte, questo telecomando sarebbe stato perfetto. Ha persino la lucetta di illuminazione e ha anche la temperatura. Naturalmente qui probabilmente c'è il sensore per la temperatura, che ti dice la temperatura che c'è dove c'è il telecomando. Di conseguenza basta metterlo vicino alla persona e lui segnala la temperatura che c'è qua. Se avesse avuto anche la funzione sleep sarebbe stato da 10, per cui io posso dargli solo che 9. Ma in ogni caso mi sembra un ottimo telecomando. Vedremo poi il consumo delle batterie, la durabilità e tutto il resto. Ma per ora super promosso. Con questo è tutto. Ricordati di iscriverti al canale, mettere un mi piace, bel commentino, punta la campanella delle notifiche, condividi il video più che puoi e noi ci vediamo prestissimo. Ciao!